Quindi abbiamo visto le, sostanzialmente le differenze tra il ciclo ideale e il ciclo reale. Come stavamo dicendo prima di fermarci, a questo punto per coerenza dovremmo analizzare le prestazioni dell'impianto in caso di ciclo reale. Prestazioni, come al solito, mi riferisco al lavoro utile e al rendimento dell'impianto. Però, dicevo, questa cosa la rimandiamo perché tra un po', perché dobbiamo prima fare appunto alcune considerazioni su queste due trasformazioni che sono evidentemente indispensabili, considerazioni indispensabili per poter formulare le nostre espressioni di lavoro e rendimento del ciclo reale, ok? E quindi diciamo facciamo una sorta di piccola parentesi su queste due trasformazioni. Appunto, ancora una volta vi ricordo una cosa che vi ho detto già altre volte: continuiamo a utilizzare il ciclo di impianto con turbina a gas, quindi il ciclo di Joule come base per poter richiamare alcuni concetti di termodinamica, cosa che non abbiamo fatto, no? All'inizio come diciamo generico riepilogo, ma abbiamo detto alcuni concetti di termodinamica li andremo a richiamare volta per volta, mano a mano che si presentano, e appunto la migliore palestra, quella che meglio ci consente di fare un po' di prendere confidenza con alcune considerazioni relative alle trasformazioni, è proprio il ciclo di Joule, dove parliamo di gas perfetti e quindi ci consente facilmente questo genere di considerazioni. Ok, allora, la cosa importante, quindi vediamo, per esempio, partiamo dalla trasformazione di compressione e sottolineiamo le differenze tra la compressione ideale e quella reale. Allora, differenze perché ci interessano? Ci interessano per un motivo molto pratico, nel senso che appunto il lavoro di compressione, che come sapete è una, per noi una spesa energetica, evidentemente lo vedete anche ad occhio sul diagramma, e adesso lo andremo a specificare in maggior dettaglio. Questo lavoro di compressione evidentemente cresce nel passaggio dalla trasformazione ipotetica che abbiamo chiamato ideale di compressione adiabatica reversibile, cresce nel punto, nel momento in cui rimuoviamo l'ipotesi di reversibilità e ci confrontiamo con la trasformazione reale. Quindi la nostra spesa energetica sicuramente va a crescere nel momento in cui ci confrontiamo con la trasformazione reale, e cresce chiaramente tanto più quanto minore è la qualità di questa trasformazione reale, quello che vi avevo rapidamente indicato prima, cioè quanto più quel punto 2' si discosta sull'isobara P con 2, quanto più si trova spostato verso destra su quell'isobara rispetto al punto 2, quello di fine compressione isentropica. Ok? E su questo non ci vediamo. E quindi dicevo, da un punto di vista ingegneristico, chiaramente è importante avere una stima di come nella realtà, quindi come la qualità della trasformazione, io parlo sempre, penso, ma se ci limitiamo alla termodinamica dobbiamo parlare di qualità della trasformazione, però in termini un po' più ingegneristici, qualità della trasformazione in realtà si traduce in qualità delle macchine dove si realizzano queste trasformazioni. Quindi in questo caso il compressore, non tutti i compressori come impareremo, deriveremo alcune lezioni, alcune
aggiornate al capitolo compressori e vedremo che insomma, chiaramente in tutte le macchine ci sono compressori di diversa qualità, al diminuire della qualità di questo del compressore evidentemente aumenta il lavoro speso per effettuare lo stesso tipo di trasformazione. E quindi ecco perché ci interessa fare un'analisi un po' più dettagliata sulla trasformazione, sulla differenza tra una trasformazione reale e quella ideale. Allora, quindi lavoro di compressione. Il lavoro della compressione adiabatica isentropica, diciamo, guardiamolo graficamente, l'abbiamo già visto l'altra volta sul piano TS. Il piano TS è quello che meglio si presta a questo tipo di analisi, è rappresentato dall'area B1'2A, d'accordo? Invece il lavoro di compressione isoterma, non isentropico, da 2 a 1', non è isoterma la trasformazione. No, se passa da sì, però non ci interessa, diciamo, questo è solo, ci serve solo per fare il grafico, insomma, per il lavoro della compressione isentropica, cioè da 1 a 2, graficamente, per vederlo, se fosse un piano HS e non ci sarebbero problemi, sarebbe questo segmento, ok? Sul piano TS, che però in questo caso c'è più comodo ancora del piano HS, il lavoro speso durante la trasformazione di compressione l'abbiamo già visto, perciò l'ho detto velocemente, perché ne avevamo già parlato quando abbiamo fatto proprio il ciclo ideale. Questo lavoro graficamente è rappresentato da tutta quest'area qua, okay? Ottenuta appunto andando a prendere il punto B, solo per costruzione. Quindi questo che appunto ho scritto B1'2A è il lavoro della compressione, quello ideale, quello che abbiamo visto fino a pochi minuti fa, okay? E, mentre invece il lavoro della compressione reale, per semplicità non ci aggiungo la R, quindi L soltanto C è il lavoro della compressione reale, sarà analogamente, sarà tutta l'area B1'2C, okay, quindi diventa tutta quest'area qua. E quindi, come vedete, è maggiore rispetto a questo, sarà pari a B1'2A più, una cosa appunto che voglio sottolineare è questa, più, scriviamola così, più quell'area A1'2'C più quella del triangolino 1, 2, triangolino mistilineo 1, 2, 2 primo. Okay. E quindi come potete vedere, quindi questo sarebbe il nostro lavoro isentropico. Questo è il calore di irreversibilità e come vedete non basta, cioè il lavoro in più che noi spendiamo per nel caso di trasformazione reale non è soltanto il lavoro d'attrito, ovvero questo calore di irreversibilità, ma c'è ancora qualche altra cosa, c'è anche questo pezzetto qua graficamente che fisicamente invece rappresenta un'altra cosa. Il termine, questo qui si chiama, c'è un nome strano per comodità, per tradizione partiamo dalla compressione, se fossimo partiti dall'espansione vi suonerebbe meno strano. Questo lavoro in più si chiama lavoro di controrecupero, si chiama così,
perché di contro recupero, ripeto, parlando dell'espansione mi sarà poi tra qualche minuto più chiaro. Comunque, al di là del termine, al di là del nome che vogliamo dare, andiamo a vedere fisicamente che cosa rappresenta. Fisicamente rappresenta la circostanza sfavorevole quando andiamo a fare una compressione che si verifica nel momento in cui il calore di irreversibilità che si genera e resta internamente al fluido, diciamo, questo oltre a essere una spesa di suo, di per sé, perché appunto dobbiamo vincere, dobbiamo fornire questo, abbiamo detto, per vincere quella resistenza al moto, ma se poi questo lavoro si trasforma in calore che rimane in seno al fluido, questo ha delle ripercussioni, ha delle conseguenze, nel senso che se punto per punto dico questa trasformazione il fluido a seguito della, di questo calore che sta punto per punto sta incamerando, quindi si trova ad avere una temperatura un po' più alta rispetto a se avesse seguito la strada della isoentropica, e questa maggiore temperatura significa anche che il suo volume specifico aumenta, diventa più grande. Quindi se questo era il lavoro isentropico, era l'integrale, come ricordate, di V di P, la legge con la quale V varia in funzione di P nel passare dall'isentropico al reale chiaramente non è più la stessa, ok? Quindi ci sarà questa fetta di lavoro in più, d'accordo, ma bisognerà anche tenere conto che varia la legge con la quale il volume specifico sta cambiando durante la compressione. In parole povere, cerco di spiegarmi con un esempio, voi avete questo gas che a seguito di questo calore di irreversibilità che incamera, appunto è un gas, incamera calore, quindi tende esattamente ad aumentare il volume specifico, tende ad espandersi. Noi lo vogliamo comprimere perché stiamo facendo una trasformazione di compressione, quindi è chiaro che spenderemo anche qualcosa in più per compensare questa tendenza all'espansione che il gas possiede a seguito dell'aver incamerato questo calore di irreversibilità. Non so se rendo l'idea. Quindi di fatto questo lavoro di attrito ci maggiora il lavoro complessivamente speso per due motivi: uno, per proprio i joule relativi alla maggiore spesa, ok? Cioè dobbiamo, per vincere quella resistenza, dobbiamo spendere x joule, l con a joule in più per vincere la resistenza. Però oltre a questo, una volta che abbiamo speso questi joule in più, questo calore che il fluido ha incamerato ne provoca questo leggero incremento del volume specifico, quindi anche una sua conseguenza che noi dobbiamo contrastare, sempre se vogliamo raggiungere l'obiettivo di raggiungere sempre di sobra P con 2, dobbiamo tenere conto anche di questo e quindi dobbiamo spendere ancora quest'altra quantità di energia meccanica che appunto andrà ad arricchire il patrimonio energetico del fluido, rappresentata dall'area di questo triangolino mistilineo 1, 2, 2'. Quindi, come dicevo, il lavoro dell'isentropica più il lavoro che tiene conto delle irreversibilità più le conseguenze, più gli effetti di questa irreversibilità rappresentata dal triangolino mistilineo 1, 2 e 2'. Complessivamente, però, appunto, se noi andassimo a misurare con degli strumenti, noi troveremo appunto che il nostro lavoro di compressione è aumentato, passando dall'isentropico al reale, di tutto questo, cioè di tutta questa quantità qua, di questo più questo. Il nostro strumento non ci dice come mai, ma ci dice che il lavoro è aumentato di tutto questo. E il motivo sta in questa spiegazione, appunto, che abbiamo appena dato, e che dice come mai se il calore di irreversibilità è rappresentato da 1, 2' o C, perché
il lavoro totale è cresciuto di più rispetto a questo. Per questo i motivi che abbiamo appena detto. E appunto, diciamo, questo termine si chiama controrecupero, cioè qualche cosa che ci penalizza ulteriormente, e quindi ecco perché controrecupero. Poi vedremo nell'espansione, si chiamerà recupero e quindi è più, di più immediata comprensione. Ok? Vediamo, introduciamo anche quindi, come vi dicevo, quindi abbiamo un attimo lasciato il discorso sul ciclo giallo, forse l'avete intuito, altrimenti ve l'ho preciso bene, insomma ci stiamo concentrando sulla trasformazione di compressione in questo caso, poi lo faremo su quella di espansione. Voglio dire, le cose che stiamo dicendo in questo momento relative a queste due trasformazioni, compressione, espansione, ideale, reale, eccetera, sono valide chiaramente a prescindere da un ciclo termodinamico, nel senso che questi discorsi, se volete, come poi vedremo, li potete applicare anche se quel compressore che andiamo a studiare non è inserito in un impianto, non è il primo componente di un impianto di turbine a gas. Come vi ho detto, i compressori si incontrano anche da soli, non è che il compressore intanto esiste in quanto componente di un impianto motore con turbina a gas. Se voi avete bisogno di un po' di aria compressa per fare una certa lavorazione, chiaramente che cosa vi andate a comprare? Andate a comprare un compressore, il quale sottintende una trasformazione di questo tipo, per il quale appunto valgono le considerazioni che abbiamo appena fatto. Okay? Lo so che ci avevate già pensato, però visto a scanso di qui vi volevo chiarire, precisare bene questo punto. Quindi ripeto, abbiamo un attimo fermato il discorso analisi del ciclo Joule, e quindi proseguiamo sull'analisi di queste singole trasformazioni. E come potete immaginare, chiaramente quando appunto prima ho introdotto il concetto qualità della trasformazione, è chiaro che immediatamente, se parliamo di qualità, immediatamente ognuno di noi viene subito in mente l'esigenza di uno strumento, un parametro, no? Che ci dica, un parametro sintetico, un numero, che ci dica, ci dia un'idea del valore di questa qualità, cioè ci permetta di dire la trasformazione, oppure come vi dicevo prima in termini un po' più pratici, il compressore A è meglio del compressore B. Come facciamo? Insomma, se abbiamo un numero che ci consente di dire questo, abbiamo appunto lo strumento che facilmente ci permette di giudicare la qualità della trasformazione, ovvero anche della macchina all'interno della quale avviene. Quindi questo parametro come lo possiamo in generale, non solo in questo caso particolare, in generale quando voi volete stabilire la qualità di un certo processo, in questo caso una trasformazione termodinamica, ma in generale per stabilirne la qualità uno che cosa fa? Sceglie un riferimento, d'accordo, dice quello è il massimo, per esempio, rispetto a quello vado a vedere nella realtà che cosa sta capitando, che cosa sta succedendo. Ovvero, parliamo più nello specifico della nostra trasformazione di compressione, è chiaro che possiamo avere un indice, se ci troviamo individuiamo una trasformazione che scegliamo come riferimento per la nostra trasformazione e andiamo a confrontare con questa tutte le compressioni reali caso per caso e andiamo a vedere quanto si discostano dal nostro modello di riferimento. Okay?
Sulla scelta del riferimento ci sarebbero diverse opzioni, nel senso che potremmo teoricamente scegliere anche, non so, la trasformazione di compressione che mi porta il fluido da picon 1 a picon 2 con la minore spesa di lavoro, per esempio, che sarebbe appunto la trasformazione isoterma 1-1 prima, che però noi non abbiamo preso in considerazione, ma teoricamente potremmo scegliere questa come trasformazione di riferimento, oppure, cioè più familiare, come trasformazione di riferimento possiamo scegliere la isentropica, oppure ancora un'altra, e lo faremo tra qualche minuto. Per il momento facciamo appunto quello che credo sia la strada più facilmente intuibile, ovvero quella di assumere come trasformazione di riferimento la adiabatica reversibile, quindi isentropica, e confrontare con questa il lavoro che si spende invece durante una generica compressione reale. Quindi né più né meno fare in pratica il rapporto fra queste due quantità che abbiamo scritto qui sopra, ok? E in questo modo andiamo a definire quello che si chiamerà un rendimento di compressione, un rendimento adiabatico di compressione, qualcuno lo chiama isoentropico perché chiaramente sono valide entrambe le espressioni, isoentropico forse è più preciso. Ok, appunto facendo un confronto di questo tipo, cioè confrontiamo il lavoro che si sarebbe speso durante la compressione isentropica con il lavoro della trasformazione che si spende invece durante la compressione reale. E quindi, come al solito, questo qui sarà questo e quest'altro sarà d'accordo? Vabbè, questo è da dove qui l'esponente non è più K, ma è l'esponente che appunto di solito si indica con la lettera N della generica trasformazione politropica, quindi una generica trasformazione che non sia una generica trasformazione che porta che cambia lo stato fisico del fluido, nel nostro caso da 1 a 2 primo, indipendentemente dal percorso seguito. Chiaramente tutto questo forse l'avrei dovuto precisare prima, quella che io vi ho disegnato qui come trasformazione reale è solo una mia costruzione grafica, nel senso che io non lo so con precisione come va, non lo posso sapere nella realtà, però diciamo non mi interessa perché grazie alla funzione entalpia io so che ok, arrivo al punto 2 primo, poi se ci sono arrivato per questa strada oppure ho fatto una cosa di questo tipo per esempio o di quest'altro tipo non è
importante. L'importante è il punto finale, questa è l'utilità della funzione entalpia. Per una questione di grafica, appunto, io tendo a disegnarla in questo modo, però a rigore, ripeto, volendo essere rigorosi, io la trasformazione reale non potrei disegnarla con precisione su quel piano. Ecco, proprio per la casualità di alcune perdite, degli andamenti di alcune grandezze reali all'interno della nostra macchina. Ok, e questo sarebbe appunto è il nostro rendimento di compressione, il rendimento isentropico, si chiama così, il nostro parametro, appunto, che ci dice che questa è la nostra, è il nostro riferimento, quindi questo cresce mano a mano che peggiora, diminuisce la qualità della trasformazione, nel senso che quel denominatore, se volete possiamo fare pure due conti, ma non credo sia, ma quel denominatore cresce mano a mano che la trasformazione rispetto a questa 1,2' che vi ho disegnato come esempio diventa per esempio 1,2 secondo, 1,2 terzo, ok? Mano a mano che questo punto 2', 2 secondo, 2 terzo si sposta sempre più verso destra rispetto al punto 2, cresce questo denominatore e quindi diminuisce il valore del rendimento isentropico. Cresce quel denominatore perché cresce questo esponente m, perché m è uguale a k, cioè se questa fosse aria, per esempio, sarebbe 1,4 nel caso di compressione adiabatica reversibile. Nel caso di trasformazioni reali questo m sarà maggiore di k, ok? E quanto peggiore è la qualità della trasformazione, tanto più grande sarà questo m. Quindi l'espressione ci dice prima di tutto questo, ma poi ci dice anche che purtroppo, vedete, c'è un altro piccolo problema, cioè non un altro, c'è un piccolo problema con questa definizione. Ovvero che è funzione del rapporto di compressione, cioè se guardate appunto un pochino questi segnini che ho provato a fare prima, voi vedete che al crescere del rapporto di compressione cresce sempre di più il peso relativo di quel triangolino mistilineo sul lavoro in più che si spende, e quindi questo significa che al crescere di beta il denominatore cresce più rapidamente rispetto al numeratore, okay? Crescono entrambi ma non con la stessa legge, nel senso che il denominatore cresce in misura maggiore, a pari incremento di beta cresce in misura maggiore rispetto a quanto sia cresciuto il numeratore, il che significa che uno stesso compressore, una stessa macchina, quindi con uno stesso valore di m, quindi un'assegnata qualità, è un compressore di qualità m, ok? Si troverà a lavorare, a fornire un valore di questo rendimento che diminuisce se io lo sottopongo a rapporti di compressione crescenti, okay? Cioè se quel compressore con un rapporto di compressore 10 mi dava un rendimento isentropico 0,8, lo stesso compressore, quindi la qualità è la stessa, se io lo forzo, ammesso che sia possibile tecnicamente farlo, ma per ipotesi immaginiamo che lo stesso compressore, quindi della stessa qualità costruttiva, io lo forzo a lavorare con un rapporto di compressione 15, 18, 20, mi
producono, se mi vado a calcolare, i valori del rendimento isentropico sempre più bassi. Insomma, quando era 10 avevo detto 0,8, quando è 15 0,75, quando è 18 0,70, una cosa di questo genere. Ok, quindi un andamento di questo genere, appunto in funzione poi chiaramente, questo per un certo M, quindi per una certa qualità della trasformazione, se M è maggiore, quindi M cresce in questo senso, avrei un andamento di questo genere qua, questo non è proprio così, e via discorrendo, ok? Allora ecco che a qualcuno è venuto in mente di definire un altro rendimento della compressione, come vi dicevo prima, andando a scegliere un'altra trasformazione di riferimento. È chiaro che il denominatore, cioè la nostra spesa effettiva, quindi il lavoro della trasformazione reale, è sempre il nostro, rappresenterà sempre il nostro denominatore. Della, del parametro di qualità che andiamo a costruire, però per esempio cambiamo riferimento. Questo è quello che si verifica, questo è molto utilizzato chiaramente, questo rendimento cosiddetto adiabatico o isentropico, però accanto a questo c'è un altro altrettanto utilizzato che si ottiene cambiando la trasformazione presa come riferimento. La trasformazione che andiamo a prendere come riferimento è un po' diversa e ci vuole un attimo di fantasia in più da parte vostra per visualizzarla. Andiamo a vedere perché, prima di tutto perché facciamo questa operazione. Questo rendimento, di cui appunto abbiamo appena definito, ha due punti deboli, se vogliamo. Uno, di natura un po' più così concettuale, sulla quale si potrebbe discutere, ma comunque è che quando si fa un confronto appunto fra soluzioni diverse, bisognerebbe confrontare il tutto a parità di condizioni. Cioè, io ci vado, devo andare da una parte ad un'altra, seguendo una strada spendo tanto, seguendo un'altra strada spendo un'altra cifra. Però chiaramente il confronto ha senso se mi metto a parità di inizio e fine. Ok, se andiamo a vedere questa scelta confronta appunto una trasformazione che evidentemente parte sempre dallo stesso punto, e è vero che confronta punti finali che hanno tutti la stessa pressione, ma come potete vedere non hanno tutti la stessa temperatura. Ok? Perché io confronto il lavoro della compressione isentropica che mi porta a T con 2 con il lavoro della compressione reale che mi porta a, 2 prim- a T2' o a T2 secondo e via discorrendo. 2' 2 secondo, 2 terzo hanno tutti la stessa pressione, è vero, però hanno temperature più alte rispetto alla T con 2. E quindi diciamo il confronto, diciamo che non è tanto equo fatto in questi termini. Okay? E questo è un primo motivo per ripensare ad un altro riferimento. Forse il motivo più importante, sempre di natura più pratica, è un altro, ovvero quello che vi dicevo prima. Se cambiamo riferimento, sarebbe possibile trovare, appunto, cambiando riferimento, un parametro in rendimento, così come lo stiamo chiamando, che per il quale non si verifica questa circostanza, ovvero che diminuisce al crescere, ovvero che sia sensibile al rapporto di compressione. Non sarebbe possibile trovare un parametro insensibile al invariante con il rapporto di compressione. Perché questo? Perché sarebbe bene una cosa? Perché appunto
ci darebbe subito un parametro di merito della qualità di una macchina, per esempio di un compressore. Come vi dicevo prima, se il mio parametro è questo rendimento isentropico e io devo confrontare due compressori, il compressore A e il compressore B, il compressore A ha un rendimento isentropico 0,8, il compressore B ha un rendimento isentropico 0,7. Io con solo questa informazione non posso dire che il compressore A è meglio del compressore B, perché magari il compressore A ottiene questo risultato, questa performance con un rapporto di compressione 8 e il compressore B invece ottiene questo risultato con un rapporto di compressione 20 o magari anche 30, e quindi ottiene 0,7 ma su un rapporto di compressione 30, se mi faccio un po' di calcoli probabilmente potrei anche scoprire che il compressore B abbia una qualità migliore rispetto al compressore A. E quindi, come dicevo, questo tipo di parametro è un po' carente perché mi richiede un'ulteriore informazione, nel senso che io posso parlare di qualità del compressore soltanto se faccio lo sforzo di associare al valore di questo rendimento anche il valore del rapporto di compressione, cioè se li metto a parità di rapporto di compressione, allora posso dire che il compressore con rendimento isentropico più alto di un altro è di migliore qualità, però devo fare questo sforzo di metterli, non sempre è praticamente possibile, non so se rendo l'idea. Quando voi andate a vedere su un catalogo, magari piccole, non grandi, ma piccole differenze sul rapporto di compressione le trovate. Se volete giudicare quindi la qualità di questi due compressori diversi, solo in funzione, avendo a disposizione il rendimento isentropico che abbiamo definito adesso, avremmo delle difficoltà a un vero confronto sulla qualità delle due macchine. Viceversa, come dicevo, se noi trovassimo un altro, facendo una definizione un po' diversa, trovassimo un altro rendimento insensibile, costante con il rapporto di compressione, allora il nostro compito di giudicare la qualità di macchine diverse, di compressori diversi, sarebbe molto più semplice, perché non avremmo bisogno di sapere altro. Cioè, se questo nuovo rendimento del compressore A è più alto rispetto a quest'altro rendimento del compressore B, noi non dobbiamo sapere altro, possiamo subito concludere che il compressore A è meglio del compressore B, che è migliore rispetto al compressore B. Ok, quindi mettendo insieme queste due cose, il discorso sul confronto a parità di condizioni iniziali e finali e questa esigenza pratica di avere un parametro invariante con il rapporto di compressione, ha spinto a confrontare, e facciamo una cosa, confrontiamo la trasformazione reale con una trasformazione appunto politropica, si chiama così, cioè una trasformazione generica, però reversibile, che ci porti dal punto 1 al punto 2' in maniera reversibile. E quindi che significa? Come ci arriviamo secondo una trasformazione reversibile? Noi comprimiamo appunto in maniera reversibile, dovremmo arrivare al punto 2. Come ci arriviamo invece al punto 2'? Ci arriviamo perché appunto una trasformazione politropica, cioè non adiabatica, perché comprimiamo reversibilmente ma forniamo anche calore, cioè quel calore di irreversibilità di cui abbiamo parlato prima, tipico della trasformazione reale, noi lo sostituiamo con un calore fornito dall'esterno. Cioè facciamo questo gioco, facciamo finta che la compressione sia ancora reversibile, quindi senza attriti, senza degrado dell'energia trasferita, e questa ci dovrà stare, se no come ci arriviamo a 2'? Questa quantità di calore qui appunto la immaginiamo fornita dall'esterno, ok? Quindi in pratica il lavoro che noi andiamo a spendere, in più perché hanno cancellato un po' troppo prima, cioè il lavoro che noi andremo a spendere in più
in questo tipo di trasformazione cosiddetta politropica reversibile, in più rispetto alla isentropica, ok, sarebbe soltanto quello rappresentato proprio da questo triangolino mistilineo. Perché? Perché questo non è lavoro in più che noi dobbiamo fornire per superare gli attriti, ma questo è calore, quindi noi il lavoro in più che dobbiamo fornire lo dobbiamo fornire solo per tenere conto del fatto che stiamo comprimendo un gas che qualcuno sta riscaldando dall'esterno e quindi sta facendo espandere. Quindi è soltanto questo controrecupero in questo tipo di trasformazione il lavoro in più che si deve spendere rispetto a quello dell'isentropica. Mi avete seguito? Adesso lo scriviamo con calma. Il lavoro di questa politropica di compressione reversibile, ok, sarebbe pari a tutta l'area di 1 primo, 2 primo, 1 A. Cioè il lavoro dell'isentropica di 1 primo 2 A più quel controrecupero che è il triangolino mistilineo 1 2 2 1. Ok? Perché noi stiamo comprimendo reversibilmente, quindi il lavoro di attrito di cui abbiamo parlato prima non lo dobbiamo spendere, perché stiamo ipotizzando una compressione reversibile, solo che rispetto alla isentropica siamo penalizzati in questo caso dal fatto che qualcuno ci sta facendo il dispetto che dall'esterno sta riscaldando questo gas che noi vogliamo comprimere. Qualcuno dall'esterno lo riscalda, quindi cerca di farlo espandere e quindi ecco che ci fa un dispetto in questo senso, cioè ci fa spendere rispetto al minimo che potevamo spendere, ci fa spendere questo lavoro in più dovuto al fatto che appunto il suo V è in questo caso è maggiore, diciamo, chiamiamolo V' rispetto al V, quindi V di questa politropica, il V' di questa politropica è maggiore punto per punto rispetto al V, al volume specifico che avrebbe avuto il gas se fosse stato compresso in maniera adiabatica e reversibile, quindi quello dell'adiabatica. Ok? Ma allora questa diventa la nostra trasformazione di riferimento e quindi in cui al denominatore rimane il lavoro che noi effettivamente spendiamo nella nostra macchina reale, nel nostro compressore reale, quindi per la nostra compressione reale, che è quello che avevamo scritto prima, cioè pari a tutta l'area di 1' 2' C, e lo confrontiamo appunto con il lavoro che avremmo speso in questa ipotetica trasformazione che abbiamo chiamato politropica reversibile, cioè una trasformazione di compressione reversibile accompagnata ad un riscaldamento, a una somministrazione dall'esterno di calore verso il fluido. In questo caso abbiamo detto che il lavoro che dobbiamo spendere cresce perché risentiamo del maggior volume specifico del fluido, quindi qui ancora potremmo scrivere l'integrale VdP, solo che però appunto il punto finale non è più il punto 1 ma è il punto 2', ok? Proprio a voler
simboleggiare che la legge di variazione di V in funzione della pressione è diversa rispetto a quella della adiabatica. Okay, questo è il significato di averlo scritto in questi termini. Okay. E quindi diciamo questo lavoro possiamo ancora scriverlo come il lavoro della adiabatica reversibile che poi passarvi con calma. Quindi qui c'è un'area, quindi mettiamoci l'area, 1 primo, 2 primo, 1. Ok? Quindi sì. Il lavoro di questa politica qui ci mettiamo a calore una scala. Quindi, se sappiamo questo, questo è la politropia, ho sbagliato l'esponente, chiaramente questa è N, scusate. Ok, e quindi qui però mi resta. Perché sono uguali i termini nelle parentesi, il numeratore e il denominatore, t con 1 e t con 1, quindi rimangono solo questi. Se volete ne ricambiamo, se qualcosa vi sfugge, insomma io non ci trattengo troppo, l'importante sono i concetti che di passaggio. Professore, sì. Ma perché M è diventato K di nuovo? Dove è diventato K di nuovo? Prima di R e T. Sì. Grazie. Anzi, datemi una mano ogni tanto in queste passate, perché stando qua mi posso anche confondere. Sì, sì, chiaramente. Ah, ma no, tu. Sì. Adesso sì.
le parentesi sia il denominatore dopo uguale con la coda della politropica? Sotto, no? Questa praticamente non c'è più. Questo, vabbè, lo sapete come l'abbiamo trasformato. Ok, sa che ci siamo. Va bene. Volendo, possiamo pure fare un conto di K, perché anziché scriverlo così, vi ricordo che appunto K è uguale a C con P su C con V ed R, la costante del gas, è uguale a C con P meno C con V, ok? E quindi sarà uguale a C con P meno meno K per C con V, che non ci importa, e quindi ok? Ok, quindi R sarebbe uguale a questo, quindi R su C con P fa un'altra volta K meno 1 su K, e quindi il nostro rendimento politropico di compressione sarà semplicemente M su M meno 1 per K meno 1 su K. Ok, la cosa importante a cui siamo giunti è questa, quindi abbiamo trovato quello che è il nostro obiettivo, una funzione che dipende dal tipo di fluido, ce lo dice K, quindi le cose cambiano se comprimiamo l'aria, se comprimiamo la CO2, l'azoto, quello che sia, dal tipo di fluido, dalla qualità della compressione tramite l'esponente della politropica M, cioè quanto più è grande M, tanto più bassa è la qualità della trasformazione, e cosa importante, vediamo, non ci compare beta, quello che dicevamo prima. Fisicamente questo significa che se vi andate a fare appunto quello che abbiamo fatto prima con l'isentropo, cioè immaginiamo compressioni di qualità sempre decrescente, cioè con il punto 2' che trasla sull'isobara sempre più verso destra, andate a vedere che così come le abbiamo definito, così come lo abbiamo definito questo rendimento, ok? A numeratore e a denominatore, quei due termini, sia il numeratore sia il denominatore, crescono di pari percentuale, okay? Cresce del 20% il numeratore, cresce del 20% il denominatore, okay? E questo e quindi il rendimento politropico risulta invariante con il rapporto di compressione, che è appunto il risultato a cui si voleva mettere. Chiaramente è un come l'abbiamo costruito rispetto, se lo confrontiamo con l'isentropico, l'abbiamo costruito aggiungendo al numeratore della nostra espressione, okay, l'espressione che è il numeratore del rendimento isentropico era questo, okay? Ci abbiamo aggiunto qualcosa, quindi è chiaro che per qualunque beta questo rendimento politropico è più grande, è maggiore a parità di fluido, a parità di beta, è maggiore rispetto al rendimento isentropico che avevamo definito prima, okay? E coincidono solo in un caso limite, cioè quando beta tende a 1. Perché? Perché appunto la differenza è questo
La differenza fra questi due rendimenti sta nel fatto che questo secondo, il politropico, al numeratore vede la presenza di questo triangolino mistilineo 1, 2, 2, 1. È chiaro che questo triangolino diventa sempre più piccolo mano a mano che pi con 2 si avvicina a pi con 1, ok? E al limite per pi con 2 che coincide con pi con 1 questo triangolino è nullo e quindi per definizione è così, cioè il limite del rendimento politropico per beta che tende a 1 è il rendimento adiabatico. Il diagrammino che potremmo fare di questo rendimento in funzione di beta a questo punto è del tipo di quello che abbiamo visto prima. Siamo nel beta. Significa che per un certo m, per esempio questo è il eta hole, per esempio quello che si ottiene quando m è uguale, me lo invento il numero, me lo invento, deve essere maggiore di 1.4, quindi 1.5, ok, e il rendimento isentropico che abbiamo definito in precedenza partirebbe dallo stesso punto in corrispondenza di beta uguale 1 e poi a quell'andamento che già vi ho disegnato prima farebbe così, ok? Questo sarebbe eta isentropico con lo stesso, chiaramente anche qui m uguale 1.5, cioè questo rimane costante, dipende solo, fissato il tipo di fluido, chiaramente stiamo facendo l'ipotesi che il fluido è sempre lo stesso in questi nostri confronti, se no faremo dei confronti un po' inutili. Ok, quindi il fluido è sempre lo stesso, fissata la qualità della trasformazione, ovvero della macchina in cui si verifica la trasformazione, quindi significa questo numeretto qua, il rendimento isentropico, il primo che abbiamo definito, che abbiamo detto, diminuisce all'aumentare del rapporto di compressione, il rendimento politropico risulta costante. Analogamente, un po' come avevamo fatto anche prima, se questa volta adoperiamo un compressore di qualità inferiore, quindi di qualità inferiore significherà che avrà un m ancora più grande, quindi non so, m uguale 1.6, qui per esempio eta politropico è uguale a 0.8, d'accordo? M uguale 1.6 avremo un eta politropico uguale a 0.7, ok? E con questa qualità evidentemente il rendimento isentropico ancora una volta avrebbe questo andamento qua, ok? I due coincidono solo nel caso limite in cui beta è uguale a 1. Però appunto questo è un numero fisso, fissato il tipo di fluido, e per una certa macchina questo non cambia al variare del rapporto di compressione, gli altri invece sì, l'altro invece sì. Quindi, come vi dicevo, il risultato finale è che se io ho il compressore A e il compressore B, uno con il rendimento politropico pari a 0.8, e questo per fare un esempio, e quest'altro ha un rendimento politropico pari a 0.7, io posso subito affermare che la qualità del compressore A è migliore rispetto alla qualità del compressore B, come mi testimoniano appunto le M che fanno la differenza in queste varie. Viceversa, appunto, non potrei dirlo per quanto riguarda se avessi a disposizione il rendimento isentropico, perché dovrei giudicare anche in base al beta al quale corrisponde quel valore del rendimento isentropico. Ok? No, non potrei immediatamente ricavare un giudizio in merito alla qualità della trasformazione.
Fermi, non scappare, tutto chiaro? Abbiamo detto parecchie cose. Avevo in mente di fare lo stesso discorso sulla espansione. Ho calcolato male i tempi e lo faremo la prossima volta. Insomma, pensavo di chiudere questo discorso in modo che la prossima volta avremmo ripreso il discorso analisi del ciclo reale di Joule, perché come vedete, adesso ve ne sarete resi conto, tutto questo ha relazione col ciclo sicuramente, ma non è intimamente connesso al vostro discorso sul ciclo Joule. Quindi mi sarebbe piaciuto chiudere stamattina la parentesi, però vabbè, è mezzogiorno. Quindi vabbè, la prossima volta dedicheremo l'apertura della lezione a ripetere questo discorso, lo faremo forse in maniera più spedita perché i discorsi saranno simili come al solito visti allo specchio per quello che riguarda la trasformazione di espansione, e archiviato questo poi riprenderemo appunto a parlare del lavoro utile e del rendimento del ciclo reale, diciamo.